di svegliarci presto. E adesso facciamo queste altre 3 ore e 20 di viaggio. Andiamo a vedere subitissimo il Monte Nisio. Siamo andati al Monte Nisio, arrivo alle 11 e a dopo. Cari amici di Family Trip, mi vedete zoppicare? Durante la giornata di oggi magari mi vedrete zoppicare, camminare tutto storto. Gira a sinistra. Il motivo è che le mie amate calze Nike ho la forma dei piedi, destra Fra e sinistra. 800 metri alla rotonda. La mia dorata e paziente mogliettina me l'ha data stamattina a due destre, no? Quindi ora io già sento il piede sinistro tutto storto, mentre guido. Potrei anche avere problemi con la frizione salendo al Monte Nisio per colpa della calza destra al piede sinistro. Quindi oggi giorno non lo so, ore 7:40, siamo già in viaggio con piede sinistro arrotolato in una calza destra. Vi prego, fate una preghiera per il mio piede sinistro. Siamo nei pressi di Fidenza e stiamo andando a prendere l'autostrada e ammiravamo questi paesini di campagna veramente carini. Al valico del Monte Nisio, 10% di pendenza, e adesso vi faccio vedere. Da qua a destra si va al tunnel che separa. Finalmente col grand'angolo si vede tutto il panorama. Ciao Family Trip in France! Stai vedendo la statuella Libertà, quella è in America. Un poco crocchiata. Siamo ufficialmente in Francia. Quello è il Col du Mont Cenis, Valico Avert, e il segnale che indica che siamo in Francia è lì. Eden, guarda, non l'ho presa, lei ha preso me. Eccoci qua al valico del Monte Nisio. Ah, sta lanciando pietre. È arrivata? Non so nel rumore. Non senti il rumore? Prova, prova. Oh. Oh. La tradizione si ripete. Guarda che pulita, guarda. Ma infatti, guarda, è stupenda. Dovevo infatti appena finito di dirlo. Uno spettacolo, da dove eravamo poco fa stiamo salendo. Un spettacolo. Francia, Eden, siamo in Francia. 50, 80 fuori al centro abitato.
Wow, guarda qua. Gigante, ed è dove? Io l'ho vista, ed è te la sei persa, ma in realtà non l'ha proprio vista. E quella cos'è, una mucca? Non gigante, ma non è mucca. Due? Sono un po' più di due. Spettacolo della natura, giornata spettacolare, lago, marito spettacolare. Ma questo insetto che fa il rumore della littorina, secondo me cos'è questo qua? Andiamo a cercare dell'insetto littorino. Sei zittito? Sei spaventato? Per la rubrica Viviana si sta spiegando sotto, ma questa volta anch'io. Anche tu. Abbiamo appena fatto manovra perché questa strada che doveva portarci verso il Moncinisio, il lago, non era praticabile in modo sano. No, oh, cioè non ferma, ci vuole al lampalo. Lampalo, così possiamo. Ora metto qua, devo farci passare. Sì, sì, sì. Questa dovrebbe essere la strada che porta al lago. Papà, la aggiungiamo? Certo, amore. Che bel pezzone ho portato qui. Per la nostra collezione. Adesso prepariamo da mangiare. Che sei bella. E ci godiamo questo bel panorama. Pranzo dal lago del Moncinisio. Oggi a base di focaccia con stracchino, focaccia normale, salmone, taglio sashimi, mozzarella, minuncella, il ricordo della Puglia. Ciao e mi saluta. Ciao a tutti. Questo è il pollicino, queste sono le bimbe che giocano e questo è il nostro panorama. Papà, inquadra le mie quattro torri. Eccoci. Quattro torri e mezzo. Questa la sto costruendo. Wow. Ciao Eva. Ciao. Silenzio stampa per Eva. Andiamo a pescare. Mamma, secondo te pescheremo? Sì, dai, una bella trota, così stasera la prepariamo. Oh, ci servono i vermicelli. Oh no. Come faremo senza vermicelli? Stiamo andando a cercare di pescare le trote con le esche per i merluzzi di 40 kg. Sapete che io una volta non riuscivo a tirare sulla canna, papà l'ha tirata su e avevo pescato un pesce enorme. Poi mettiamo il link. Un mostro merluzzo. Sarà questo il tizio che vende il formaggio? Ci chiedevamo, ma cosa sono queste che abbiamo trovato qua in riva al lago del Moncinisio? Secondo me sono delle mungitrici di mucche. Wow. Lo vedo allo scagazzo qua, quindi la mucca arriva qua, impostazione box, cambio VIN. Non intendi
Che profumino! Mamma mia! Eccoci qua! Dopo varie deviazioni nel lago del Moncinisio vedete un cartello dove c'è scritto formaggeria a 50 metri, quindi Emiliana deve essere tutta contenta, formaggeria, perché tutti ci hanno detto di questo posto dove vendono formaggio, per cui sono andato a piedi perché la strada sembra un po' scoscesa. Sono arrivato e ho trovato una tizia che sembrava uscita da un film all'orrore, che mi ha detto: vuoi entrare a formaggio? Ho guardato, erano questi formaggi un poco marroncini, siccome i profumi, insomma, i formaggi francesi sono conosciuti per essere abbastanza, con l'odore abbastanza forte, quindi ho detto c'erano, cioè magari Emiliano immaginava un banchetto un po' più turistico, invece era proprio una fattoria con delle forme di formaggio e un forte odore di mucca, di stalla, quindi non se l'è sentita di venire a controllare, sta mangiando le noccioline. Proseguiamo verso Annecy, forse. Wow! Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go, don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make footprints. Questa è la strada che ci porterà tra 56 minuti ad Annecy, che sembra proprio un paesino carino per fare una bella passeggiata di sera. Se resta soltanto a trovare un'area di sosta carina. Siamo in giro ad Annecy, giusto Eden? Sì. E c'è un bellissimo lago qua. Guarda, passano coi pattini velocissimo, Eden. Consiglio, noi abbiamo parcheggiato qui dietro. Su Park Fortnite, in altri posti, c'è segnata una area di sosta pubblica che però ha soltanto 10 posti. Sulla destra dell'area di sosta c'è una limitazione, credo 2,70 m, e dalle 6 di pomeriggio fino alle 9 di mattina si può parcheggiare tranquillamente, perché dal giorno dopo inizia la necessità di pagare, per cui consigliato, a prescindere dai posti dell'area di sosta, provare lì, soprattutto per chi può passare sotto 2,70 m sui panni.
puoi salire? Sì, sì, sì. Tira piedi, dai, tira piedi. Ok, al mio 3 andiamo, eh. Dove? A camper. Ah, che ci alziamo. 1, 2 e 3, andiamo.